Allora, siamo nella sala Frida del comune di Larino e oggi, questa sera, si sta svolgendo un convegno che non sembra attuale, però come abbiamo visto tramite gli intervistati è ancora un tema di grande attualità. Il tema è il mostro di Firenze, un tema che a prima vista sembrerebbe non attuale, però visto le interviste che abbiamo appena fatto sembra che sia ancora attuale, è un tema che può essere anche riaperto. Allora, siamo con l'avvocato Michele Urbano e stiamo rispolverando un tema che fece molto scalpore all'epoca. Come mai si è scelto, diciamo, di rispolverare questo tema che sembrerebbe che non sia più attuale? E invece lo è di estrema attualità anche dal punto di vista tecnico-giuridico, perché quei processi, il primo processo a Pacciani ma anche quelli successivi, hanno rappresentato un pochino l'anno zero del processo accusatorio dopo la riforma del 1989. Suscita ancora oggi interessi perché sono processi, diciamo, irrisolti, perché la morte degli imputati non ha consentito poi le pronunce successive della Corte d'Assise d'Appello e della Cassazione, e quindi hanno lasciato in piedi un caso che per molti è ancora irrisolto, e questo ha dato lo spunto a moltissimi di ipotizzare soluzioni diverse, diciamo che ha alimentato anche taluni complottisti che hanno visto poi la presenza di forze non dimostrate, tra l'altro. E quindi questo è un momento importante di riflessione, perché partiamo da quel processo per arrivare a quello che oggi deve essere il giusto processo, così come lo vuole la nostra Carta Costituzionale. Lei ritiene che a distanza di tanti anni si possa trovare il colpevole? Beh, diciamo che abbiamo avuto altre esperienze in questo senso, quindi i processi ormai non sempre sono definitivi. Il caso è più eclatante di quella persona che vive in Sardegna, che dopo 33 anni è riuscita a dimostrare la sua innocenza. Quindi, così come si può dimostrare di essere innocenti anche dopo che c'è stata una sentenza definitiva, perché no, si potrebbero individuare anche i colpevoli dei casi irrisolti. Bene, grazie. Grazie a voi. Siamo con l'avvocato Roberto Luisio, abbiamo appena intervistato il collega di cui parlavamo della forse non attualità, diciamo, di questo tema, però lui ha ribadito che ancora oggi è un tema molto attuale. È dello stesso parere? Certo, è un caso del passato, in gran parte rimasto irrisolto, e per noi penalisti soprattutto è l'occasione per parlare e confrontarci sul processo indiziario. Quello sì, sempre attuale, perché sempre più spesso, ad onta delle prove scientifiche, quando possono essere reperite, le accuse e i processi si fondano su meri indizi, e quando gli indizi non sono gravi, precisi e concordanti si possono verificare degli autentici disastri sotto il profilo processuale. In questo caso, in particolare nel caso del mostro di Firenze, del cosiddetto mostro di Firenze, ci furono degli arresti che vennero poi sottoposti a scarcerazione queste persone, perché il mostro di Firenze continuò a colpire. Arresti sulla base di indizi, ma si dimostrò con gli omicidi successivi che non c'entravano nulla con questa vicenda. Sembra che sia un caso chiuso, però mi diceva il collega che si sono verificati dei casi che, nonostante sia passato tantissimo tempo, poi col tempo si sono riaperti. Quindi è possibile? Questo è un caso che non è suscettibile di prescrizione, perché è una sorta di strage differita nel tempo, frazionata, ragion per cui ogni volta che un pubblico ministero, un pubblico accusatore, un investigatore ha un elemento che può contribuire a portare alla conoscenza della verità che non è stata realizzata e non è stata accertata, può riaprire il caso, e penso che di questa vicenda se ne parlerà ancora per molto tempo, fino a quando i protagonisti di quel mondo, i protagonisti di quell'epoca, saranno in vita e potranno ancora riferire qualcosa su quanto effettivamente accaduto. Va bene, grazie.